sale il livello della mobilitazione dei lavoratori della Portovesme SRL. A San Gavino Monreale i lavoratori sono in assemblea permanente. A Portovesme stamane si è svolta una grande manifestazione con corteo e blocco del carico e scarico delle merci. È emergenza anche per i lavoratori di Abbanoa. I sindacati sono pronti a proclamare lo sciopero ed hanno chiesto un incontro con il presidente della regione. A Iglesias la presentazione del libro Compagne, intervista di Francesca Rius all'autrice Livia Turco. Un pari per la Torres al ritorno di Alfonso Greco in panchina, Olbia sconfitta di misura a Cesena. In eccellenza continuano a vincere le due capolista Sassari Calcio Lattedolce e Budoni, anche Arbonia il derby con l'Iglesias con un gol al primo minuto di Nicola Muscas. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale che anche questa sera apriamo con l'emergenza, l'avvertenza, la drammatica avvertenza della Portovesme SRL. Sale il livello della mobilitazione dei lavoratori teso a rivendicare la continuità produttiva messa in discussione dall'azienda per gli elevati costi energetici anche dopo l'ultimo incontro che si è svolto al Ministero, al termine del quale Governo e Regione hanno sostenuto di aver fatto tutto quanto era ed è nelle loro possibilità per ridurre il costo dell'energia e hanno invitato l'azienda a far ripartire la produzione e a manifestare apertamente le sue reali intenzioni. I rappresentanti sindacali, riuniti in assemblea con i lavoratori davanti allo stabilimento, hanno preannunciato stamane 24 ore di sciopero e una prima manifestazione messa subito in atto con un corteo che, sotto l'attento controllo delle forze dell'ordine, ha raggiunto il bilico, la parte dello stabilimento dove avviene il carico e scarico delle merci e sul piazzale poi si è svolta anche l'assemblea. Vediamo le interviste realizzate in quella sede con Franco Bardi, segretario generale della CGIL della Sardegna Sud-Occidentale, Duilio Piria, delegato CISL nella RSU aziendale e Renato Tocco, segretario territoriale UILM UIL. Franco Bardi, è scattata una mobilitazione come non si vedeva da un po' di tempo. Questo è il segno che la situazione è veramente molto critica, la crisi a Portovesme sta precipitando, rischia di chiudere anche la Portovesme SRL. Sì, rischia di chiudere, il rischio è reale, perché dopo le dichiarazioni da parte dell'amministratore delegato nell'incontro di venerdì con il governo italiano siamo oltremodo preoccupati, perché riteniamo davvero che forse non sia più il problema l'energia di questo stabilimento, ma sicuramente il problema deve essere chiarito da parte della Glencoe, perché abbiamo seri dubbi che la Glencoe voglia disimpegnarsi nel nostro paese con le sue produzioni, perché non capiamo per quale motivo, nonostante il governo abbia messo a disposizione una serie di strumenti, a oggi troviamo ancora la Portovesme SRL che non si pronuncia. C'è bisogno che il governo immediatamente, dico subito, convochi la Glencoe per chiarire in effetti cosa vuol fare nel nostro paese. Noi abbiamo seri dubbi che la Glencoe voglia continuare a produrre nel nostro paese e venerdì ne è arrivato un segnale chiaro da parte dell'amministratore delegato. Duilio Piria, RSU Portovesme SRL, una situazione che sta diventando esplosiva. È una situazione sempre più drammatica, soprattutto dopo che abbiamo sentito con le nostre orecchie ciò che si sono dette al Ministero, al Mimit, venerdì scorso, dove comunque sia c'è stata quasi un disimpegno da quello che è della Glencoe nel voler continuare l'unità produttiva qua, insomma. Quindi per noi è molto preoccupante, al di là del fatto che magari il costo dell'energia ancora sussiste, perché noi veramente vogliamo sapere dove deve pararsi questo costo, perché sia il Ministero dice una cosa e la proprietà dice un'altra, però non vorremmo che veramente questa fosse la scusa affinché si dismettesse questo sito, come è stato successo già in altri siti qua vicino. 1.500 ulteriori posti di lavoro a rischio. Ma secondo me non solo 1.500, significherebbe la morte del territorio, perché comunque sia 1.500 i buste paga generano altre buste paga e così vicende. Io sempre voglio ricordare che con la fermata, con la chiusura di questa fabbrica ci saranno tante altre chiusure, che dal piccolo negozietto anche le stesse grosse attività commerciali ne verranno a risentire in un certo modo. Renato Tocco, questa assemblea è la fotografia di quello che sta accadendo.
Le decisioni ormai è una situazione esplosiva. Oggi abbiamo deciso di bloccare il bilico sud, dove ci sono le entrate e le uscite del materiale, anche perché credo che oggi sia la Glencoe, che il governo devono assumersi le sue responsabilità. Perché oggi il governo dice che ha trovato le soluzioni. La Glencoe dice che le soluzioni non sono soluzioni che gli possono permettere di continuare a produrre. Dobbiamo capire chi sta dicendo, chi non sta dicendo la verità. Per noi questo sito industriale deve continuare a produrre e siamo disposti a tutto che questo sito rimanga in piedi. È l'unico sito che oggi è rimasto nel Sulcis Iglesiente. È l'unico baluardo di questo polo industriale? Penso proprio di sì. Quindi per noi non ci fermiamo, per noi metteremo in piedi qualunque iniziativa che serva per far cambiare idea sia il governo ma la multinazionale come Glencoe. La chiesa del Sulcis Iglesiente è al fianco dei lavoratori in questa delicatissima fase storica. La presenza di Don Antonio Mura, parroco delle due chiese di Portoscuso e direttore della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Iglesias, stamane aveva un grande significato e lo abbiamo intervistato. Vediamo. Don Antonio, la situazione purtroppo è molto complicata, per certi versi drammatica, la presenza qui di centinaia di lavoratori lo conferma. Qui c'è il rischio alla sopravvivenza dell'intero territorio? Sì, io credo che sia proprio una tragedia, non è solo complicata, anche perché qui si sta tergiversando a tutti gli sia l'azienda, le istituzioni che danno solidarietà, però vogliamo vedere nero su bianco e ben firmato prospettive, soluzioni e senza aspettare. La cosa che mi sembra interessante è che questa volta, come qualche altra volta, c'è l'interesse di tutti a fare in modo di portare avanti un'avvertenza a tutti i livelli. Io spero che il territorio sia coeso, tutto il territorio, perché questo è uno dei tanti problemi che abbraccia tutto il territorio, una delle tante crisi, l'abbiamo detto durante la Via Crucis diocesana col Cardinale, abbiamo più volte ribadito che è il territorio che sta soffrendo e le croci sono tante. Vorremmo vedere una maggiore coesione di tutte le istituzioni, di tutte le parti coinvolte per fare in modo che ci sia una prospettiva per il nostro territorio, così siamo ancora in alto mare. Ecco, c'è qualche segnale anche di una ripresa di coscienza degli stessi lavoratori della drammaticità del momento, perché da tempo non si riusciva a capire perché non si potesse mettere in campo la stessa mobilitazione che negli anni, nei decenni ha contraddistinto questo territorio nei momenti di così grave difficoltà. Sì, io vedo da una parte c'è disperazione, da una parte c'è anche poca speranza, perché il nostro territorio vive delle crisi gravissime ormai da alcuni decenni. Di fatto mi sembra che comunque c'è anche la voglia di non abbassare la testa, ecco, e di combattere, di vivere, di reagire di fronte a tutto questo sistema. I lavoratori dello stabilimento di San Gavino Monreale, come detto, sono in assemblea permanente da 3 giorni, ovvero dalla conclusione dell'incontro svoltosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Contemporaneamente a Portovesme è ripartita la mobilitazione con un'azione forte all'ingresso dello stabilimento, dove subito dopo la conclusione dell'incontro al Ministero, alcuni lavoratori sono incatenati ai tornelli in attesa dell'assemblea di questa mattina, sulla quale vi abbiamo appena riferito. Ma abbiamo intervistato nel fine settimana due di questi lavoratori, Patrizio Cancede e Tore Marzeddu, le cui parole fanno emergere la drammaticità della fase storica vissuta dai lavoratori della fabbrica e dell'intero Sulcis Iglesiente, per il quale il polo industriale di Portovesme è noto da oltre mezzo secolo, costituisce un fondamentale e irrinunciabile polmone economico. Sentiamo alcune battute delle interviste con Patrizio Cancede e Tore Marzeddu. Diciamo che la situazione si è complicata ulteriormente, perché nell'incontro di ieri ci si aspettava che almeno nascesse un percorso positivo per rimettere in marcia questi impianti ormai fermi da tempo. Questo non è avvenuto. Ieri il solito incontro così, sentenze da una parte, sentenze dall'altra, ma senza nessun risultato. Non si è visto un risultato che ci possa anche far sperare in futuro in una rimessa in marcia di questi impianti. Niente, tutto questo svanito nel nulla. L'azienda da una parte che continua a dire che questi
con questo costo energetico non riesce a far fronte al passivo che sta ottenendo. La politica che invece dice di aver fatto tutti gli sforzi per arrivare a un prezzo calmierato per dare la possibilità a questa azienda di rimettere in marcia gli impianti, e noi lì appesi come una pallina da ping pong di rimbalzo da una parte all'altra. È da 16 mesi che siamo coinvolti in una procedura di cassa integrazione. Questa, da 2 settimane a questa parte, si è peggiorata ulteriormente, perché è stata richiesta una nuova procedura di cassa integrazione, ma peggiorativa. Oggi questo stabilimento cosa è diventato? È diventato un deserto. Oggi non si vede più la parte operaia, perché non c'è più, non ci si incontra più, gli impianti sono fermi. Oggi abbiamo il 90% degli impianti fermi. Dove vogliamo andare? Io non credo che un'azienda possa andare avanti in queste condizioni. Pensare anche a quello che è successo a San Gavino, che, vista la comunicazione che c'è stata, che verranno collocati fra qualche giorno in cassa integrazione a 0 ore tutti e 100 lavoratori che operavano in quel settore, guardate, una disperazione. Noi non ci possiamo permettere di andare avanti così. Questo è un territorio già martoriato, teniamo conto che è la provincia più povera d'Italia. Come possiamo andare avanti in questo frangente? Non solo la Portovesme, non dimentichiamo che San Gavino è un'occupazione e sono i nostri diretti fratelli, perché il materiale gli arriva da qua per poi produrlo nella fonderia. Volevo anche dire un'altra cosa per quanto riguarda il prossimo incontro che il Ministero, che il Mimit ha programmato con la proprietà, la Glencore, che dovrebbe essere imminente, però questo a noi non ci aiuta, questo a noi ci porta ancora di più nello sgomento, ci porta sempre di più a pensare ad altre cose, tra cui anche che la Glencore magari vuole andare via dal territorio, e ci fa paura, perché, come dicevi, come mi hai detto nella domanda, guardiamo intorno al nostro territorio, vediamo cosa è successo con Alcoa, vediamo cosa sta succedendo con l'Alumina, e tutto questo sicuramente ci fa molta, ma molta paura. Subito l'incontro con il presidente della regione, Cristian Solinas, o proteste in piazza. Lavoratori di Abbanoa sul piede di guerra. I sindacati Firsten CGL, Fenca CISL e Wilt Equil sono pronti a proclamare lo sciopero. Ma c'è ancora la possibilità, hanno annunciato i segretari regionali Francesco Garau, Marco Nappi e Pierluigi Loi, di ristabilire un clima sereno tra i lavoratori già in stato di agitazione e i vertici aziendali. Le 3 associazioni sindacali chiamano in causa il presidente Solinas e gli chiedono di farsi garante di un nuovo corso. Sul tavolo il mancato dialogo con i vertici aziendali e, secondo quanto affermano i sindacalisti, il fatto che il lavoro svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori di Abbanoa non viene riconosciuto né dal punto di vista professionale, organizzativo, né da quello economico. È una situazione intollerabile, per di più in una società che svolge un servizio essenziale per i cittadini. Tragedia intorno alle 10 di stamane in Viale Repubblica a Nuoro. Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro è intervenuta per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una donna di 89 anni, originaria di Lula, investita mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali. Nonostante l'immediato intervento dell'unità medicalizzata del 118, nell'impatto la donna ha perso la vita. Per i rilievi del caso sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato e una della Polizia Municipale. Dopo 5 tappe in giro per la Sardegna, il 30 e il 31 marzo prossimi sbarca a Cagliari il Job Day, il ciclo di appuntamenti organizzati in tutta la regione dall'ASPAL, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, con l'Assessorato Regionale del Lavoro. Si tratta di un'occasione molto importante per consentire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro in Sardegna. Chi è alla ricerca di un'occupazione e chi si affaccia al mondo del lavoro potrà consultare le offerte inserite dalle aziende nella sezione dedicata alle singole date del Job Day e candidarsi a quelle preferite. L'appuntamento è fissato per le 9.30 negli spazi della Fiera Campionaria. È stato presentato nel fine settimana a Milano, in occasione della Fiera Fa la Cosa Giusta, il progetto Noi Camminiamo in Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, per un turismo lento e sostenibile attraverso borghi, santuari e natura. Ce ne parla Maurizio Lucci.
1200 km di itinerari tra una sessantina di borghi, santuari e natura. Non solo mare cristallino e spiagge di sabbia candida. La Sardegna punta anche sul turismo lento e sostenibile. È stato presentato a Milano, in occasione della fiera Fa la cosa giusta, il progetto Noi camminiamo in Sardegna, 15 percorsi all'insegna di storia, fede, ambiente e cultura dedicati alle vacanze alternative e sostenibili. Un primo evento di promozione cui farà seguito la seconda edizione dell'evento intitolato proprio Noi camminiamo Sardegna, che si svolgerà nell'isola dal 3 al 7 ottobre 2023. Alla presentazione dei cammini sardi presso lo stand della Regione Sardegna anche l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa. Noi camminiamo in Sardegna, qui a Milano presentiamo una grande opportunità che sono i cammini religiosi, ma soprattutto un grande evento. Quest'anno, da tre giorni, Noi camminiamo in Sardegna si terrà a Laconi. Inviteremo 500 e più persone che praticheranno questi tre giorni Noi camminiamo in Sardegna a ottobre. La chiusura di questi due giorni sarà una chiusura di dibattiti, ma soprattutto per fare un sunto di quella che è stata la tre giorni generale Noi camminiamo in Sardegna a ottobre. 500 persone che verranno qui, che soggiorneranno, porteranno economia e soprattutto Laconi, che rappresenta una parte importante, grazie a questo grande santo amato e ben voluto da tutti, la parte spirituale. Insomma, un'opportunità che si aggiunge a un'altra opportunità, però la vera scelta di campo è quella di puntare sul rafforzare una proposta turistica sui cammini religiosi. Quindi vedete quante opportunità ci sta dando questo progetto. Il messaggio che vorrei dare a chi ci ascolta, lo dico sempre, non è tra sardi che possiamo essere avversari, dobbiamo fare sistema, fare rete, stiamo mettendo insieme tanti sindaci che hanno capito questa nostra posizione, stanno collaborando, perché poi il vero lavoro lo fanno i sindaci con la loro accoglienza, la loro ospitalità e soprattutto mettendo in condizioni di raccontare il territorio, un territorio vero, un territorio che promuove l'unicità e soprattutto storia millenaria e storia identitaria. Il grande lavoro e il grande ringraziamento va dato anche a tutte quelle guide ambientali, guide turistiche e qui a Milano, in questa fiera Fa la cosa giusta, noi abbiamo portato tutte guide ambientali, guide turistiche, proprio a raccontare a chi viene a trovarci la parte vera con professionalità della nostra Sardegna. Il Comune di Orosei ha presentato la relazione sull'imposta di soggiorno e le modifiche al regolamento. Le stesse riguardano l'estensione del periodo di applicazione dal 1 aprile al 31 ottobre, l'eliminazione del limite dei 7 pernottamenti, la riduzione al 12° anno di età per poter esentare i minori e l'eliminazione della dichiarazione forfettaria. Per quanto riguarda la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno, le risorse saranno destinate al decoro urbano e alla manutenzione, al turismo e alla promozione del territorio, ai servizi pubblici locali e alla cultura. L'importanza della risorsa idrica per le filiere dell'agroalimentare del Sulcis è il tema del convegno che si terrà domani, martedì 28 marzo a Sant'Adi. L'incontro, che sarà ospitato nella sala convegni della cantina di Sant'Adi, prenderà il via alle 10.30, organizzato dal Comune di Sant'Adi con la Coldiretti e la cantina di Sant'Adi. A depredare i lavori sarà Antonello Pilloni, presidente dell'Enopolio Sulcitano. Seguiranno gli interventi di Massimo Impera, sindaco di Sant'Adi, di Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, di Gavino Zirattu, presidente dell'Associazione Nazionale Consorzio di Bonifica, di Anita Pili, assessora regionale dell'Agricoltura, e di Pierluigi Saiu, assessore regionale dei Lavori Pubblici. L'incontro verrà moderato da Giorgio De Murtas, presidente della Coldiretti di Cagliari. Olbia è tra le città nuove entrate nella classifica delle città italiane con la qualità della vita più elevata, in cui servizi, sicurezza, opportunità di lavoro, vita culturale notturna fanno sì che, secondo la rivista Esquire, la città gallurese si posizioni tra le mete più ambite in Italia. Un attestato di valore che consolida gli sforzi profusi da questa amministrazione e la visione complessiva che fa di Olbia una città europea di assoluto prestigio, ha commentato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ma anche un incentivo a proseguire verso quel continuo miglioramento di servizi e prospettive che portino rinnovata ricchezza e cultura alla nostra splendida città.
Venerdì scorso, venerdì pomeriggio, al Teatro Electra di Iglesias ha ospitato la presentazione del libro Compagne, una storia al femminile del Partito Comunista Italiano, dell'onorevole Livia Turco. All'evento organizzato dalla Firsten CGL della Sardegna Sud-Occidentale era presente l'autrice, che ha dialogato sul palco con le relatrici Francesca Figus, Laura Cicilloni, Valentina Enne e Claudia Sarrizzu. Dopo i saluti iniziali del sindaco Mauro Usai, l'introduzione di Silvia Marongiu, della segreteria della Filstem CGL della Sardegna Sud-Occidentale. L'autrice ha ripercorso le tappe fondamentali delle donne, vissute dalle donne nella storia, dal primo dopoguerra agli anni Ottanta, con uno sguardo sempre rivolto al presente e al futuro. Francesca Rius l'ha intervistata per noi. Onorevole Turco, oggi a Iglesias presentiamo il suo libro Compagne, una storia al femminile del Partito Comunista Italiano. C'è un aspetto che mi ha colpito moltissimo del suo libro, che è il concetto di sorellanza, un concetto molto profondo, molto bello, che tuttavia mi pare oggi si faccia un po' fatica a vivere, insomma, fare esperienza di questo in effetti è un po' complicato. È stata un'esperienza straordinaria perché eravamo unite dall'idea della politica come bene comune e quindi il voler essere utili. Devi sapere tutto, ma proprio tutto del quartiere in cui vivi e devi essere utile alle persone. Questo cementava. E, oggi si fa fatica, sì. Si fa fatica anche per via di un eccesso di individualismo? Beh, la nostra società è stata segnata dall'irrompere di una ipertrofia dell'io e quindi ha fatto parte della stagione culturale che ha riguardato non solo il nostro paese, l'Europa. Quando si parla di neoliberismo non si parla solo di finanziarizzazione dell'economia, ma appunto di questa cultura così fortemente incentrata sulla esaltazione del diritto individuale, perdendo il senso della comunità. Onorevole, oggi ha ancora un senso il termine compagne, chiamarsi compagne anche e soprattutto per le nuove generazioni? Ma ciascuno deve ovviamente scoprire il senso di un termine sulla base dell'esperienza che fa. Io mi auguro che lo riscoprano, mi auguro che le nuove generazioni riscoprano la bellezza dello stare insieme, dell'avere obiettivi condivisi, dell'essere comunità. E devo dire che ho fiducia in questa generazione della precarietà, perché questi giovani che fanno così fatica a pensare al futuro, che si vedono così sminuiti nella loro potenzialità, che sono alla ricerca di adulti autorevoli, io credo che possano far rinascere il senso della comunità, di battaglie per obiettivi nuovi, importanti, penso a quello dell'ambiente, penso alla lotta contro le violenze, penso al diritto al lavoro. Quindi ho fiducia in questi giovani. C'è preoccupazione in lei per tutto ciò che sta avvenendo, per esempio mettere in discussione diritti che pensavamo ormai acquisiti, come il diritto all'aborto? Beh, noi viviamo in un clima culturale con un governo che purtroppo sì, rispetto alle donne ha una visione e soprattutto fa delle politiche, penso, a opzione donna, ma perché accanirsi? Già le donne fanno fatica ad avere una pensione, perché accanirsi su una misura come questa, che non dico favorisce, ma almeno consente alle donne che vogliono uscire prima dal lavoro di poterlo fare. Perché di fatto annullare questa misura? Faccio un esempio concreto. Così come certo dovremmo essere molto attenti perché una legge come la 194 non sia svuotata, e dovremmo anche guardare alla formazione di nuovi diritti, come quello delle famiglie che vivono esperienze genitoriali diverse da quelle tradizionali, ma che sono altrettanto significative e importanti, perché la famiglia è basata sugli affetti, come ci insegnava Nilde Iotti. La famiglia è basata sulla comunità di affetti, pensi, 70 anni fa. E oggi siamo a doverlo ribadire.
possiamo come dire, mettere in luce, in evidenza l'importanza del fatto che finalmente il Partito Democratico abbia alla guida una donna, ma non una donna perché è una donna, perché è Elly Schlein. Beh, è un fatto straordinariamente importante, di grande rottura, di grande novità, che già fa acquisire consensi nuovi al Partito Democratico, perché è una figura contemporanea e nuova della sinistra. Io sono molto contenta di questa scelta, che sia avvenuto questo, anche perché era insopportabile vedere che il Presidente del Consiglio era una donna di destra, quella destra che nel suo simbolo c'è quella fiamma tricolore che è sempre stata contro tutte le conquiste delle donne. E adesso almeno abbiamo due figure femminili molto diverse, e questo segna un grande passo in avanti rispetto al nostro paese. È tutto pronto ad Alghero per la Settimana Santa 2023. Vediamo. È tutto pronto per un rito che ad Alghero si rinnova da oltre 500 anni. Le antiche vie della città, illuminate dai caratteristici drapi rossi, ospiteranno le suggestive processioni e le numerose celebrazioni religiose. La città catalana si prepara a vivere uno dei momenti più identitari e intimi della sua tradizione, con il calore della sua gente. Dal 31 marzo al via i riti che accompagnano la Settimana Santa 2023, evento in grado di affascinare sempre di più i visitatori e i turisti che in occasione delle festività pasquali scelgono di trascorrere e vivere le emozioni uniche che la Riviera del Corallo è in grado di trasmettere. Il programma delle celebrazioni è stato realizzato in collaborazione tra la Diocesi Algherobosa, la Confraternita della Misericordia, l'amministrazione comunale e la Fondazione Alghero, e vede la partecipazione di associazioni e corali algheresi e del territorio regionale che da diversi anni ormai accompagnano le processioni insieme alla banda musicale D'Alerci. A presentare la rassegna il sindaco Mario Conoci, con l'assessore della cultura Alessandro Cocco e la vice sindaca Giovanna Caria, il vicepresidente della Fondazione Alghero Pierpaolo Carta, i rappresentanti della diocesi Algherobosa Don Giampiero Piras, governatore della Confraternita della Misericordia di Alghero, e il dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore di Alghero Mario Peretto. Con loro gli alunni che firmano l'immagine dell'edizione 2023 della Settimana Santa, con in testa il Cristo con la corona di Nicolas Giovanni Marras, classe seconda A. Il rito del discendimento, il Desclavament, evento tra i più partecipati dell'intera settimana di processioni, sarà trasmesso in diretta dall'emittente Catalan TV sul maxi schermo all'esterno della Cattedrale di Santa Maria e sul canale YouTube della Diocesi di Algherobosa. Sono due allievi del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, Davide Pizzo alla viola e Filippo Piredda al pianoforte, i vincitori della settima edizione del premio musicale Matteo Sanna La Tua Musa, organizzato dall'omonima associazione insieme ai conservatori di Sassari e Cagliari. Per la prima volta ospitato dal Canepa, il concorso nasce per premiare i giovani talenti, riservato agli studenti dei due istituti, compresi gli ospiti del progetto Erasmus, iscritti ai corsi del Dipartimento di Musica d'Insieme. A conquistare il premio di 1.500 euro sono stati gli unici studenti dell'Istituto Cagliaritano. Il premio speciale della giuria è andato invece al quintetto formato da Martina Porcheddu al flauto, Cristiana Nuvoli al clarinetto, Danilo Ogno al corno, Riccardo Di Ciccio al fagotto, Alessandro Virdis al pianoforte del Conservatorio di Sassari. Sarà Enrico Ruggeri il protagonista assoluto della Pasquetta Porto Torres, dedicata quest'anno alla promozione dell'isola dell'Asinara. Il cantautore si esibirà sotto la Torre Aragonese di Porto Torres il 10 aprile alle 17, al termine di una due giorni di appuntamenti che ruoterà intorno alla cosiddetta Area Asinara, piccola fiera sull'isola allestita alla fine del corso. Siamo molto soddisfatti del cartellone messo in piedi per la Pasquetta 2023, ha sottolineato l'assessora della cultura Maria Bastiana Cocco, con appuntamenti per tutti i gusti e tutta l'età, è in grado di intercettare il pubblico di tutto il nord-ovest. Questo è il risultato del frutto del lavoro di squadra che ha coinvolto l'amministrazione comunale, il parco dell'Asinara con i suoi operatori, le cooperative, i commercianti e le associazioni locali.
Siamo al calcio, una sconfitta di misura, dal sapore indubbiamente amaro per l'Olbia, al termine di una partita per lunghi tratti ben giocata, al pari dell'avversario, con un gol di Riccardo Chiarella arrivato al 74esimo sul campo del Cesena. Un pareggio in rimonta in casa con l'Ancona Matelica, con gol di Edoardo Saporiti al 59esimo, dopo il vantaggio iniziale marchigiano maturato al 13esimo, con un gol di Alessio Di Massimo per la Torres. E il bilancio della 34esima giornata del girone B del campionato di Serie C per le due squadre sarde che si trovano ora appagliate a quota 35 punti, due soli punti sopra la zona play-out. A quattro giornate dalla fine della stagione regolare per la Torres, che ha visto il ritorno in panchina di Alfonso Greco, e l'Olbia, quindi inevitabilmente c'è ancora da lottare per conservare la categoria. Sassari Calcio Lateroce e Budoni non sbagliano più un colpo e vincono entrambe, rispettivamente 2-1 il Latte Dolce sugli punti e 4-0 il Budoni sulla Tarros, e continuano a pagliate il testa a testa in vetta alla classifica del campionato di eccellenza regionale. Alle loro spalle c'è il vuoto, un vuoto profondo. Il Ghilarza infatti terzo deve ancora riposare ed è lontano ben 21 punti dalla coppia di testa dopo la sconfitta subita a Calangianus 2-0. Il San Teodoro Portorotondo non è andato al di là dello 0-0 ad Arbus, mentre ha vinto il Taloro Gavoi 2-1 su un sempre più inguagliato Sant'Elena. Pareggi per la Ferrini 1-1 a Nuoro e l'Ossese 3-3 in casa con la Cosmoto Monastir, che è stata capace di rimontare due gol dall'1-3 al 3-3 finale. Vittoria casalinga infine per il Carbonia 1-0 nel derby con l'Iglesias, deciso da un gol di Nicola Muscas dopo un solo minuto di gioco, ed il Bosa 3-1 sulla Villa Cidrese con doppietta del bomber Imo. Ha riposato il Lanusei. E vediamo ora un servizio di approfondimento su quello che è accaduto nel derby del Sulci Iglesiente fra il Carbonia e l'Iglesias. Vediamo. Una delle partite più attese della giornata del campionato di eccellenza regionale era sicuramente il derby del Sulci Iglesiente tra il Carbonia e l'Iglesias. Le squadre di Diego Mingioni e Andrea Marongiu l'hanno affrontato senza problemi di classifica, considerato che il Carbonia è salvo da tempo e l'Iglesias ha raggiunto la certezza matematica della salvezza nel turno precedente, ma con formazioni ampiamente rimaneggiate tra squalifiche da parte bianco-blu e infortuni da entrambe le parti. Il Carbonia ha avuto una partenza sprint, andando in gol dopo un solo minuto di gioco con il suo giovane bomber Nicola Muscas, pronto a ribadire in rete da pochi passi un assist di Gabriele Dore, a sua volta lanciato dall'ex Rafael Monteiro. L'Iglesias ha reagito, ma non è mai riuscita ad impensierire seriamente Adam Idrissi per mancanza di lucidità al momento delle conclusioni. Il Carbonia nel secondo tempo ha controllato senza mai rischiare e nel finale avrebbe anche potuto raddoppiare, prima con Nicolò Agostinelli, poi con Nicola Muscas. Per Andrea Marongiu è stata una domenica particolare, la prima al ritorno a Carbonia dopo l'esaltante stagione vissuta alla guida della squadra bianco-blu nel campionato di eccellenza 2019-2020, vinto unitamente alla Coppa Italia. Il comunale Carlo Zoboli ha registrato una buona affluenza di pubblico, circa 400 spettatori, come non si vedevano da tempo. Vediamo ora uno stralcio delle interviste realizzate a fine partita con i due allenatori, Diego Mingioni e Andrea Marongiu, la cui versione integrale, come sempre, andrà in onda nello speciale al termine del telegiornale. E con questo abbiamo anche terminato questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione che avete prestato fin qui, come sempre, augurandovi una buona serata. Vi do appuntamento alle nostre prossime edizioni del TG di Canale 40.